Dal 15 ottobre la Triennale di Milano e Fondation Cartier presentano La vita moderna, la più grande esposizione personale dedicata al fotografo e cineasta francese Raymond Depardon. 300 fotografie e due film attraverso cui rivivere alcuni tratti del secondo Novecento, ripercorrendo le evoluzioni sociali, politiche, culturali ed economiche della nostra società. Se presentiamo oggi Raymond Depardon è perché questa figura della fotografia francese e del cinema francese è estremamente conosciuta, estremamente importante in Francia, ma diciamo che il grande pubblico italiano lo scoprirà e scoprirà anche quanti e quali progetti e quali intensità di progetti Raymond Depardon ha dedicato all'Italia. Tutto il percorso della mostra è stato interamente pensato per gli spazi di Triennale, è un progetto completamente originale dove le diverse idee di viaggio, di meta e di vagabondaggio sono sviluppate in una scenografia molto particolare curata da Te Alberola e con la complicità di un altro artista, Jean-Michel Alberola, piuttosto pittore, che ha inserito il colore nella struttura della mostra per facilitare la visita, per esaltare questo classicismo della fotografia di Raymond Depardon, per lasciare ad ogni serie, ad ogni foto la sua autonomia, ma nello stesso tempo per guidare il visitatore in un percorso estremamente piacevole ed estremamente accompagnato. Raymond Depardon è stato capace per tutta la sua carriera di dare la parola a chi non ce l'ha. Specificamente creata per Milano, la mostra è un percorso mutevole che accompagna lo spettatore attraverso diverse esperienze, più o meno riconducibili alle proprie. Una sezione, per esempio, è dedicata ai paesaggi iconici ma non definiti geograficamente, strade e rotaie, dove il viaggio diventa vagabondaggio e in cui chiunque può respirare uno spostamento verso un altrove non identificato, una continuità oltre le frontiere. Ma sono le esperienze personali a segnare il lavoro di Depardon. Ci sono i villaggi del sud della Francia, miracolosamente scampati a un progetto di estrazione di gas di scisto. C'è l'Italia dei manicomi degli anni 70, prima che venisse approvata la legge Basaglia, che avrebbe radicalmente trasformato i nostri ospedali psichiatrici. Un progetto quest'ultimo che nacque proprio dallo stimolo di Franco Basaglia, che chiese a Depardon di fotografare la durissima realtà di quelle strutture. E poi ancora scatti di Glasgow, New York, delle campagne francesi, un'esposizione irripetibile che fino al 10 di aprile pone la Triennale al centro della fotografia internazionale. Tocca il periodo dell'eccesso del neoliberismo degli anni 80 in Inghilterra, nel Regno Unito. Queste immagini di Glasgow sono abbastanza incredibili nel loro rigore, nel loro racconto diretto dell'asprezza della povertà. Ma contemporaneamente c'è la New York della potenza metropolitana, ci sono i paesaggi della natura deserta e anche desolante dei paesi della parte centrale degli Stati Uniti, e poi c'è la Francia della provincia, ma c'è anche questa è forse una delle cose più emozionanti, questa visione ravvicinata della sofferenza nel momento in cui Basaglia finalmente lanciava questa grande battaglia per chiudere gli ospedali psichiatrici, e Raymond Depardon è stato uno dei protagonisti di quella battaglia con un lavoro fotografico straordinario che è presente in mostra. Noi abbiamo da sempre cercato collaborazione e partnership. Quella con Fondazione Cartier è particolarmente importante perché è una fondazione privata, noi siamo una fondazione pubblica, loro sono francesi, noi siamo italiani, è un rapporto che durerà 8 anni, quindi è una bellissima sfida che secondo me dà il segno di cosa l'Europa deve essere, cioè la collaborazione tra istituzioni che mantengono la loro identità ma lavorano insieme. Questa mostra è stata pensata per Milano, così come faremo sicuramente dei progetti su Parigi, ma poi porteremo nel mondo questa nostra condivisione di valori, che è stata l'origine di questa partnership, quindi io sono veramente felice.